Abbiamo scelta di gioco o meno? Allora, potevamo giocare a qualunque gioco, ma abbiamo scelto di giocare a questo nuovissimo Plant vs. Zombies. Ok. Garden Warfare. Dove praticamente gli stessi sviluppatori, diciamo, la stessa proprietà intellettuale che abbiamo visto su mobile viene portata anche in un gioco per console. Per console. Esclusiva Xbox, giusto? Xbox 360 e Xbox One. È un gioco che abbiamo visto su Amazon a 29,90, mi confermi, Mirando? Sì, prima abbiamo controllato. E va da un 39,90 a un 29,90. È più spontaneo, però. Le recensioni come sono di questo gioco? Ne ho trovata una interessante. Che praticamente adesso devo riaprire Amazon. No, fallo pure in diretta. Tappetino di benvenuto, andiamo lì. Vai di tappetino, dai, tappetino. Ma prendi prendi uno schema bello, dai, prendi il tappetino, lo fai fare un altro. Eliminazione a squadra. Vai avanti. Deathmatch, vai avanti. Cerca partita. Eliminazione a squadra. Partiamo con un deathmatch. È uno dei classici degli FPS, dai. Ascolta, Pasquale, mi passi il controllo, almeno faccio finta di sparare. Allora, sono quindi piante contro zombie, sembra. Le piante e gli zombie hanno ognuna quattro diverse classi. Quindi abbiamo lo sparasemi, che è il classico soldato, il mastica zombie, che è un po' più, è quello che va sottoterra, ho visto prima. Il girasole è quello che cura. E ah, c'è il capo. Il bombarolo. Andiamo di bombarolo. Beh, le nazioni sono carine. Anche più punti ferita degli altri, cactus. Sì. Ma dove le vedi? Ah sì, voi vedete quanti cuoricino. Siamo? Quanti siamo? 125, gli altri hanno 100. Ah, ecco perché vincono. Sì, fino a 12-12. Il massimo, quindi 12 contro 12. Ma il primo che arriva a 50 ha vinto, no? La prima 50. Squadra che ha ammazzato 50 avversari ha vinto. Esatto. Come vedete io sono una schiappa invece. Abbiamo già dato un punto agli altri. Ci sta, diamoglielo. Ci può andare anche sui tetti delle case. Ah, diciamo che ci sono due abilità, quella sì. Normale e quella speciale. Che si sbloccano poi. Già finito. Sei già morto, lo puoi dare già a Gabriele. È un classica, Gabriele. Ci stanno rianimando. Dai che lì, Gabriele. Allora, però è morto anche lui. Cercare di arrivarci. No, questo non spara. Di nascosto sottoterra. Hai anche lo sparo da lontano con l'LB. Sì, l'LB spara. Cos'è che spara? Che si è sbloccato solamente. La bella che ti rallenta. Si sblocca solo. LB. LB e sei dead. No. Tempo di vita medio 20 secondi. Ma sta lì, ma com'è che fa così? Spara. Graficamente è bello, l'Art Direction a me piace molto. Comunque è figlia dei due giochi precedenti, no? Sì, diciamo che è una proprietà intellettuale. Beh, si presta molto. Cambia personale. C'è anche questo negozio di figurine in cui si possono aprire pacchetti e prenderli con i punti. I punti chi te li dà? Giocando? Sono giocando. 9920. Compriamo un pacchetto. No, prendi un 10.000, dai, ti manca poco. Non ci arrivo. No, ti manca poco, sei 9920. Manca 80. Ho capito, giochiamo un altro po' allora. A pochi secondi alla partenza ti chiude il negozio. Mancano pochi secondi all'inizio del nuovo round. Molto arcade come cosa. Assai, adesso basso. Giocheremo gli zombie. Un target bassettino. Mm-hmm. Sì, quarantenni come vediamo. Sì, è strano perché è uno shooter tipo Call of Duty, però alla fine il target sono, cioè, sembrano bambini, però alla fine ci giocheranno i nerd quarantenni. Ma basso, esatto. Paragonare questo Call of Duty mi sembra un po' gestito. No, shooter, no, la modalità è gioco, tipo di gioco. Team Fortress, la modalità, gioco, sì. Team Fortress. Poi vabbè, è molto cartoon come Team Fortress. Chiaramente ha un art direction completamente differente, però alla fine quello lì sono quattro specializzazioni. Lo scienziato, dai. Lo scienziato spacca. Mi piace molto. Mi piacciono un sacco le scene del film, tipo quando si avvicina la telecamera per vedere nel dettaglio. Sì. Sono molto fighe. Quindi ho sbloccato un'abilità RB, che cosa fa?
Non si sa. Credo sia una cura. Il più? Sì, ah, curo. Mollo questo che cura. Ah, tutti quelli che stanno vicino. La fontanella curano. L'ho appena sprecata, ma l'abbiamo curato. Tu sei uno scienziato piano. No, sono uno zombie. Adesso che avete invertito. Girasole, dai che ti sta ammazzando. Yes. Ma perché non hai usato il telefono? Poco prima di morire. L'ho usato morendo. Ai suoni ovattati. Mi ha ucciso un girasole. Vai di scienziato. Sorrido. Questo è il teletrasporto che hai appena sprecato, ne hai due in tutto e uno l'hai appena usato. Perché non ho capito dove andare per teletrasporto. Bravo. Ma da quello che ho capito ti teletrasporta tipo dietro al tuo avversario se gli sei vicino. Oh, forse devi puntare dove teletrasportarsi. Poi in realtà, siccome ci metti un quarto d'ora a girarti, dopo lui ti fa secco comunque. Però fatto sta che è molto figo lo scienziato. Esatto. Dagliele. Un po' più giù, sì. Più giù, quasi. Ma quasi, quando diventa rosso, ecco. Quasi, non quasi. L'hai compito su 5 colpi. Esatto, 5 colpi. Quando il mirino diventa rosso, vuol dire che puoi sparare. Wow, girasole, dai. Bravo. L'hai quasi preso. L'altro girasole lì sotto, dai. Oh, qua oh, no, ti danno il premio, che non prendi. Comunque non muoiono mai, maledetti. C'è anche tutto un sistema di leveling, chiaramente, che ti fa diventare personaggi più forti e prendere accessori. Bravo! Finalmente. Ce l'hai. Fai soldi, più ne ammazzi, più fai soldi. Esatto. E quindi c'è tutto questo sistema di monete. Sei in posto giusto, Dandy. L'ho preso. Ma cosa hai preso? No, Lando, no! Mischia! È nel posto giusto! Nella mischia proprio, vai! Credici, John! Dai! Dai che è dead! Il teletrasporto, dai! Sono io che vengo da voi! Teletrasporto, frase fatta, allora, vogliamo la frase fatta? Non so! Teletrasporto nel muro! Però sopravviveranno, eh. Il cioè, culo, guarda, Lando, fai RB, così. Fai il culo, RB. RB. Porca dai. Guarda. Guarda come ti curi. Guarda come arriva. La fontana. Dove sono? Stanno sparando, Lando. Sono laggiù. Eccola. Teletrasporto laggiù. Y. Dietro. Calma. Stai mira, morire, dai. Vai vicino alla fontanella, ragazzi. Dai, tra un po' devi lanciare l'RB, perché sei giù di vita. Lì a sinistra. Aspetta, tra un po'. Guarda in basso, Lando. RB. Curati. Fontanella. Ma vabbè, mi sparano. Non dai guardare in basso. Dovrei sapere cosa succede, no? Crius. Guardare il movimento, cosa vuoi capire? Sì, ma perché mi stavano curando. Vabbè, ma puoi guardare anche in alto. Cosa vedi, delle fighe nell'iPhone? No, magari. Sei troppo lontano, Gabri. Avvicinati all'azione, cioè non arriva. Sentono neanche gli spari. No, lascia il Gabri, è un tattico. Gabri fa le cose. È uno sniper, Cos'è quel cos'era pezzo? Quel coso? Hai rotto un pezzo di pavimento cadendo. No, però non gli ho fatto niente, era solo una cosa estetica. Sì. Dai, cura lui, cura John qui. C'era... Dai, spaccatelo! Dai, uccidi! Dai, che uccidi? No, 25 assist. Dai! Ti faccio il Cambia classe! È sempre lui! Bravo! Non è neanche morto, cambia classe! Non fare B, fa X! Ingegnere! No, Fante spacca. Fante che dai, che salta sulle case. Fante salta e adesso hai sbloccato anche il super cannone della schiena. Ah, RB. Spara una cannonata là in fondo. Su, chi è che sta giocando? Sto giocando Mattia. Ah, bravo Mattia. Mattia, mai guardare in basso. La cannonata. RB. Mattia. È bravo perché è preciso con lo stick. Non lo prende. Ok, le cannonate vanno sparate a terra. Ok, stai fermo, Robby, gioca Robby. No, sennò finiscono nel gioca Gimli adesso. Gimli, gioca.
Ragazzi, ditemi, io non ho mai preso un ve lo dico. Con questo spari. Sì. Sei giocatore meglio. Dai, mo. Dai che ti riami. Sì, anche grande, questo. Grande. Ti stanno rianimando, ti hanno rianimato, Robby, sei ready. Come sparo? Ready to action. Quello sotto. Col questo? Grilletto destra. Ma se, limiti, se vuoi limiti. Mirare, grilletto sì, sinistro. Dopo un po', dopo un po'. Hai le munizioni lì in basso a destra. Lieviti ne hai tanti, Robby. Di lieviti ne hai molti. Non te volevo io dire. Io l'ho tolto in televisione, ve lo dico. Mai guardare troppo in alto. Non so. Dov'è? Chi è? Sì, spara a caso. Spara a caso. 50! Avete fatto 50? Cos'era? Che 5 te? È finita la partita. Vittoria, ha vinto le piante. Perché dice vittoria allora? Vittoria al toro. Hanno vinto le piante tutti con te. Tanto non capisco abbiamo vinto. Bravi tutti, vediamo perché tira fuori la boccia. Due eliminazioni l'abbiamo fatta. 910 hai 10.000, vai a comprare le figurine da 10.000. Vai, figurine, figurine da 10.000. Da 10.000. Vediamo cosa sblocchiamo, il pacchetto pazzo. Vuoi acquistare questo sblocco pacchetto? Sblocco uno zombo. Sì, cioè, già. Sì. Uno zombo, no? No. L'abbiamo qua. Ah, perché sono pacchetti di figurine delle maledette piante. Per comprare l'album, quanto manca? Figurina 1, continua. La zebra qua. Vabbè, c'è tutti i pezzi per montare l'album. Capito? Quando certo. Completi il personaggio, che cazzo. Figo. Giusto. Esatto. Che bello. No, non abbandonare, c***o abbandoni. Cosa ho abbandonato? Hai abbandonato. No, ho abbandonato. Hai abbandonato. È un segno. Infatti. Abbandonato non era questo per farvi vedere la pagina iniziale. Cosa ho abbandonato? Non ho abbandonato niente, ho abbandonato il negozio delle figurine. Quindi adesso cosa sta caricando, scusa? L'inizio. Ah, siamo ripartiti, così posso mostrarvi togli anche il tappetino, togli le mie squadre, tombe e giardini. Del mouse. Gli zombie combattono per trasformare quei giardini di piante in tombe in una mappa in continua espansione. Ma questa è una volta. Ce n'era una. No. Eliminazione squadre vai. Classico, tombe e giardini classico. Vai. Modalità ma mista. Vai in modalità mista, vai. Mixed. Ma non abbiamo che non si capisce. Miscela esplosiva. No, facciamo. Guardiamo sto tombe e giardini, dai, cos'è? Secondo me sarebbe stato molto più bello. Era figa la modalità mista. Era il top la mista, Purtroppo. Purtroppo la mista non è stata scelta. Opinionista Nando, cosa dici? Che sarebbe stato bellissimo. Bellissimo. Fatto realistico al 100%. Con tipo i trifigli al posto di ste piante del avrebbe fatto molta paura. Con gli zombie veri, proprio. Avrebbe escluso il target dei bambini. Tra l'altro, Nando, non so se hai letto, ma stanno preparando il remake del giorno dei trifigli. È vero, The Day of the Prophets. Sì, lo stanno preparando. Ottimo. Che mega che cosa? Trifidi. Capolavoro. Cioè, John Wick. Cioè, top 5 della storia del cinema. Capolavoro dei movie. Vero, era figo. Comunque il matchmaking è lento come Perché ci metti così tanto a trovare una partita? Cioè, è vero che è appena uscito il gioco, però è anche vero che se fosse stato free to play, ci sarebbero stati 100 volte i giocatori e il matchmaking avrebbe funzionato molto meglio. È anche vero che siamo ad Ammonite, che già tanto c'è l'uncerebbe. Abbiamo una connessione italiana. Telefoni cellulari tagliati fuori completamente. 3G non esiste. Qua nel bunker di Ma le figurine si possono comprare solo con i soldi guadagnati in game oppure si possono anche pagare? Bella domanda. Lì, no. Lì sembrava. Sì. Sembra. Lì sembrava solo. Grazie per la tua domanda, Marco. Allora, io vorrei giocare. La valuta del gioco è il Bitcoin. No. Ti piace il cactus? Sì, è perché è il giocatore del cactus. Te lo dico. È fallico, no? Cioè, non è bella per niente. A te piace il cactus. Esatto. È a suo agio. È lo sniper il cactus, mi piace. Però. Queste scene mi gasano a peso a me proprio. Queste scene dell'attacco di umano. Perché ti piace il rallentatore, te? Sì, spariamo a caso. Sì, sì. Spariamo a caso. Chi è che l'ha prodotto? Zack Snyder? Bene, è la cosa migliore, Spacca Zack Snyder. Il più bello questo è che è meno stile. La regia è quella. Almeno non spaccano niente. Aggiriamoli. Beh, no, in realtà per strada spaccano, eh. Ma, sì, ma Gabri prima spaccato perché saltano per aria. I zombie hanno conquistato la base. Aia. Antonio sta facendo un giro del video. Difendi la tenuta. Difendi la tenuta. Conosci le vicine di casa. Cioè, Antonio, questo gioco non è andare in giro a caso, è sparare agli altri. Ce la posso fare a trovare uno zombie. Questo è il Valley. Che ti uccida.
Eccolo. Rianima, rimani, rianima quel poveretto, dai. Eccolo. Forte, forte, Antonio. Hai trovato lo zombo. Che scarsità di abilità, accidenti. Io non prendo. Invece a Rando cosa piace? Ma gira solo. Questo cura, non l'abbiamo mai preso. Quello con col bug. E tra l'altro non abbiamo ancora sbloccato l'abilità secondaria di questo girasole. Cosa è successo? Gli è nata una piscina sotto. Comunque c'è giorno e notte, ne è noto, giusto? Sì, c'è il ciclo delle ore. Cosa sono queste luci? Delle stagioni. Petalo Fonor. Quindi questa qui è la nostra, base. Petalo Fonor. Vai, lancia la cura, lancia la cura. Comunque i personaggi sono carini, molto bambineschi, ma sono carini. Ma cura che? Però io un bambino non ce lo vedo più. Rianima lì, rianima quel poveretto, dai. Ma sta eliminando lui. Allora difendi, prendi la base. Cos'è? Così impara. Ma c'è quel l'altruismo non paga. Tutti. Ci avrà 1000 punti in più degli altri. Perché c'è comunque un leveling, come dicevo prima. Quindi loro hanno leveling. Bloccato tutte le abilità. Però... Io immagino che il matchmaking lo faccia anche tra giocatori dello stesso livello. Ma tu immagini male, perché quello lì è più forte di tutti. Cioè, gli spari per mezz'ora non muore mai. Quelli che sono super potenti come fare super potenti. Hanno giocato molto. Esatto. Abbiamo livellato. Ho livellato. Ecco, nuova abilità. Beh, per forza. Forza curatrice. Se premi B giochi subito. Ma quanto ha sto gioco di vita? Quanto vita? Una settimana. Quindi c'è sta gente qua, è una settimana che gioca 24 ore al giorno. Questo cos'è? Livello bonus? Fa vedere l'abilità che hai appena sbloccato, ti direi che spacca. Effettivamente. Però ti devi piantare. È il laser di Iron Man. Epic laser con la Y, Mattia. Epic laser. È il raggio di ciclope. Esatto, il raggio di ciclope è questo. Però secondo me c'è un limite quando il raggio di ciclope. Ti devi bloccare a terra perché sennò non ce la fai stare. Sì, dopo, esatto. Dopo non devi puoi scappare. Perché la potenza della terra. Della madre natura. La madre del con la forza del sole vincerò. No, la forza della madre natura. Quindi... Uccidi quel maledetto là che forse sta facendo il c***o. Dai. Spara! Bravo, è stato bene. Oh, al nulla, al nulla. Hai ascoltato bene il suono di quel raggio? Qui parli, siamo a guerra dei mondi. Ah, ecco. Aia, è vero. Lui, è lui di brutto. Lo stai ricaricando, Pasquale, faccelo sentire ancora. Spara i muri, sì? No, successo. Finita la sessione e non abbiamo capito nulla. Tre giardini. Direi che abbiamo difeso tre giardini di 7. Abbiamo perso miseramente. Finalmente adesso giochiamo con gli zombie. È strano che tutte le volte che giochiamo in una squadra con la squadra perde. Beh, c'è un 32, un 23 con una 6. Mi è stato un'eliminazione. No, effettivamente il matchmaking è un po' a Kikoyo Koyo. Lì c'è un 35, un 5. Guarda che escono tutti. Perché escono tutti? Chi è questo qui? Guarda i riconoscimenti che li guardano tutti nel gioco. Sono tutti contenti di guardare i riconoscimenti. Oh, vediamo in quanti ci ha lavorato. Io do il voto in base a quanta gente ci ha lavorato. Basta, finita lì, No, no. 10 persone ci ha lavorato. No. 20? Figurati. C'è già stato in campo per fare spaziale. No, quello di Breaking Bad. Che già finito. Dobbiamo dire quanto costa il gioco, io vado a cercare su Amazon. Deve fare il check. Come prima. Quindi? Garden Warfare take 7. Forza. Sto succedendo sul serio, Gabriele. Sì. No, per favore, Pasquale, perché devi fare queste minchiate? Le metto da poi, ma gli imparare. Ti sto tagliando! Hai visto? Giochiamo a questo! È una figata! Ok, ci siamo. Allora, a cosa giochiamo questa sera? Alla Nerd Night. Abbiamo... Mi raccomando, ragazzi, massima spontaneità. O su Eurogame.